Gentilissimo dottor Mastroianni, io la ringrazio molto per la sua disponibilità a fare questa breve intervista. Le faccio subito la prima domanda, che è questa: dopo 2 mesi di osservazione diretta, cosa avete scoperto di nuovo come medicina interna sui meccanismi di azione del Covid-19? Beh, di fatto noi siamo partiti con una infezione respiratoria. Tutti quanti noi eravamo convinti che si trattasse solo di un'infezione respiratoria. In realtà nei nostri pazienti, nei nostri malati, abbiamo osservato quadri clinici piuttosto eterogenei, con compromissione anche di altri organi, il cuore, il cervello, il rene. Questo è legato un po' alla iperinfiammazione che si scatena dopo l'infezione da SARS-CoV-2, ma questa è la cosa più importante che abbiamo notato nei nostri pazienti. Siamo passati da una malattia focalizzata ad un organo a una malattia sistemica. Di fatto si tratta di una malattia sistemica e quindi tutte le cure e le attenzioni non sono più soltanto focalizzate sulla gestione del polmone, seppure l'insufficienza respiratoria rappresenta la cosa più importante, anche la causa più importante nei decessi, ma c'è una compromissione anche di altri sistemi. Ecco, alla luce di queste conoscenze, cosa possiamo aspettarci dalle sperimentazioni sui farmaci in corso? Beh, ci sono molte cose interessanti che si prospettano. Innanzitutto, ci sono delle sperimentazioni in atto sull'uso delle parine a basso peso molecolare. Nella nostra pratica clinica, in realtà, noi le abbiamo già usate, le stiamo usando sia in fase di prevenzione del tromboembolismo, sia nella gestione terapeutica vera e propria, quindi con dosaggio raddoppiato fino a, nei casi più gravi, alla infusione endovenosa. Questo delle parine a basso peso molecolare è un campo molto interessante perché è stato visto che molti di questi malati presentano dei fenomeni tromboembolici, in effetti uno stato trombofilico importante, e spesso questa è la causa del decesso. AIFA ha in programma altri studi che si basano per lo più su molecole che bloccano il processo infiammatorio. In realtà si tratta di anticorpi localizzati verso le interleuchine, gli interferoni, e sono farmaci prevalentemente utilizzati, alcuni di questi nella gestione, nella cura dell'artrite reumatoide, ma possono dare anche buoni risultati nella gestione della patologia da Covid-19. Molto bene. E se dovesse dare un suggerimento a un collega internista o infermiere per affrontare l'emergenza, cosa si sentirebbe di dire? Beh, innanzitutto di considerare qualsiasi paziente come potenzialmente affetto da malattia, perché questo consente all'operatore sanitario, al medico, all'infermiere di mettere in pratica tutte le misure di protezione, sia verso se stessi, sia verso altri pazienti. Questa è la cosa più importante perché probabilmente nella prima fase dell'epidemia queste attenzioni, seppure diciamo legate spesso alla carenza di dispositivi di protezione individuale, non sono state messe in atto da tutti noi. La cosa più importante è quindi considerare un malato come potenzialmente infetto, instaurare un triage e quindi una valutazione anche multidisciplinare per capire lo stato del soggetto. E poi non bisogna mai dimenticare un'altra cosa importante: in questo clima di emergenza, di grande confusione nei nostri reparti, non bisogna dimenticare l'aderenza ai protocolli e alla gestione clinica del malato. Non bisogna farsi prendere dal cosiddetto fai da te nell'utilizzo dei farmaci, spesso utilizzati in maniera off-label. Ecco, questo noi internisti dobbiamo evitarlo, cercando di rimanere aderenti il più possibile alle nostre pratiche quotidiane e alla medicina basata sulle evidenze. Quali delle innovazioni operative e gestionali adottate in questa fase potrebbero, a suo avviso, diventare preziose come best practice anche dopo l'emergenza? Beh, sicuramente è una cosa che abbiamo sperimentato noi nel nostro ospedale, quella della multidisciplinarietà. Noi abbiamo realizzato un team multidisciplinare di assistenza nel reparto Covid, costituito da internisti nella maggior parte dei casi, e
ma affiancati da neurologi, ortopedici, chirurghi, urologi, tant'è vero che sono state eseguite anche una serie di procedure all'interno del reparto Covid, come interventi per fratture di femore, impianti di pacemaker o altre procedure. Addirittura nel nostro reparto è nato anche un bambino da una mamma Covid positivo. Questo è l'elemento più importante che la medicina interna deve recuperare, la multidisciplinarietà, e cioè pensare al malato e non alla malattia. Io la ringrazio, dottor Mastroianni, per questa sua cortese disponibilità, per le sue risposte precise. E non mi Grazie. resta che augurarle buon lavoro, buona continuazione e alla prossima. Grazie, grazie a voi.